Che cosa sta pensando il governo per risolvere la questione di Roma? Una soluzione che a quanto pare non piace alla Lega Nord. Ma sicuramente noi sappiamo che Roma sarà la nuova emergenza, probabilmente anche la comunità europea stessa, insomma, stiamo aspettando, insomma, dirà che è l'ennesima infrazione. Per non parlare però della situazione che versa Roma. Roma ha una raccolta differenziata al 30% quando sappiamo che il parametro per il 2012, quindi entro il 31 dicembre 2012, dovrebbe essere il 65%. Quindi sicuramente i criteri, ma i parametri non sono rispettati, ma soprattutto non sta mettendo in atto tutte quelle politiche per trovare i siti dove poter smaltire i propri rifiuti. Quindi questa mattina con il ministro Clini in audizione è stato affrontato anche questa problematica. Roma probabilmente rappresenterà l'ennesima emergenza. Abbiamo l'esempio della Campania, quindi emergenza che continua da 20 anni, e Roma sta diventando la stessa cosa. Noi ripetiamo nuovamente che non possiamo accettare, non possiamo più tollerare cose di questo tipo, ma non possiamo soprattutto più tollerare e pensare che ancora una volta chi viene penalizzato siano i territori del nord, ossia quei comuni e quelle regioni che fanno la raccolta differenziata, che hanno anche investito nell'impiantistica con non pochi sacrifici per i territori. E ad ogni modo la Lega Nord ribadisce che i rifiuti del sud non possono e non devono venire al nord. Questo è un concetto, credo, sacrosanto. Ognuno deve smaltire i propri rifiuti a casa propria, oppure ognuno deve mettere in atto di quelle che sono le politiche, sono raccolta differenziata più spinta e soprattutto impiantistica, quindi tutti i territori devono dare in modo molto equo, e quindi ognuno deve gestire in casa questa problematica. Gli esempi che abbiamo sono gli esempi che abbiamo sotto gli occhi di tutti, non è più accettabile. Questo, come in tantissime altre situazioni e altre cose, noi continuiamo a ripetere che quei comuni, quelle regioni che in termini di ambiente, in termini di sacrificio del territorio ci sono gli impianti, in termini di dipendenti che sono minori rispetto ad alcune regioni del sud, in termini di dissesti finanziari, eccetera, non possono continuamente venire tartassate.